Poracci, prima di tutto una veloce comunicazione. Purtroppo questa settimana per impegni lavorativi non potrò mantenere il ritmo delle pubblicazioni giornaliere, quindi se non vedrete upload sul canale per un po', non vi spaventate. Io proverò comunque a pubblicare qualcosa, magari degli shorts, ma non posso garantirvi nulla. Da lunedì prossimo però si riparte alla grande. Voi mi raccomando, continuate a commentare, condividere e a diffondere il poroverbo. Passando al quizzettone del giorno, bravi che mi avete riconosciuto Shenmue al volo, in particolare Yant Grey, che è stato il più veloce, e una menzione d'onore va a Akil Akil, che con Shenmue mi ha fatto ridere. Ottimo Daniele0405, che tira una pallonata potentissima in faccia a Konami con un commento imparabile. E a questo punto via al prossimo round. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Thanks. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e l'intro rischia di essere lunga più del video stesso, quindi sì, forse è meglio che ci diamo una mossa. Quindi lo sapete, puntata ricchissima, tantissime notizie, mettete like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e in descrizione trovate il link al Porion, il Patreon dei Poracci. Iniziamo! Veloci, veloci, veloci. Partiamo con qualche notizia al volo. Non so se ve ne siete accorti, io purtroppo mi sono dimenticato di parlarne, ma venerdì scorso è uscito Metroid Dread. I primi dati di vendita sono molto incoraggianti. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per avere un quadro complessivo più chiaro dei risultati di vendita di Dread all'inizio della sua commercializzazione, ma dal Regno Unito arrivano dati a dir poco entusiasmanti. Dread si è infatti piazzato al terzo posto dei software più venduti, dietro solo a FIFA 22 e Far Cry 6, con il miglior debutto mai registrato da un titolo della serie. Dread ha infatti sorpassato Prime 3 Corruption e venduto quasi 4 volte tanto quello che Samus Returns aveva venduto al suo esordio. E non dimentichiamoci che questa classifica non tiene traccia delle copie digitali. All'interno della libreria Switch, il nuovo Metroid è il quinto titolo col miglior esordio dell'anno, dietro solo a Super Mario 3D World più Bowser's Fury, Skyward Sword HD, Monster Hunter Rise e New Pokémon Snap. Speriamo che Dread riesca a mantenere questo trend positivo ancora per molto. Mentre ci prepariamo all'arrivo dell'ultimo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate, Nickelodeon All Stars è approdato su tutte le console, collezionando recensioni positive. Il clone di Smash a quanto pare non eccelle nella presentazione tecnica, complici un art style e un sound design poco rifiniti, ma il gameplay è la vera star di tutta l'operazione. Il fighting system di All Stars Brawl è inaspettatamente profondo e complesso e ha il potenziale per attirare l'attenzione degli hardcore gamer, grazie anche a una buona infrastruttura online che permette di confrontarsi con giocatori da tutto il mondo. Voi darete una chance a questo nuovo platform fighter? E ora prendiamoci un momento per osservare estasiati la bellezza della box art nordamericana di Kirby e la Terra Perduta. Ah. Voi che ne pensate, poracci? Su internet in molti, stuzzicati dal setting post-apocalittico, stanno paragonando il prossimo gioco della palla rosa a The Last of Us. Effettivamente c'è qualcosa in quella città diroccata e nella palette cromatica che ricorda le avventure di Joel e Ellie. Ma ce lo vedreste Kirby in un'avventura del genere? Ma passiamo alle notizie del giorno. In concomitanza con l'uscita di Switch OLED, Nintendo ha pubblicato un nuovo articolo all'interno della serie Chiedi agli sviluppatori, che ha visto come protagonisti Ko Shiota e Toru Yamashita, entrambi coinvolti nel progetto OLED. Nell'articolo si parla di tutti i cambiamenti apportati col nuovo modello, che vengono suddivisi in due categorie, le modifiche visibili e quelle invisibili. E a quanto pare i Joy-Con rientrano nel secondo gruppo. Secondo Yamashita, infatti, i Joy-Con hanno così tante funzioni al loro interno che non sempre i miglioramenti apportati risultano visibili dall'esterno, aggiungendo poi, come se non stesse sganciando una bomba atomica, che una di queste feature in continuo aggiornamento, sin dal 2017, è proprio lo stick analogico dei controller di cui vengono migliorate e incrementate periodicamente la resistenza e la durabilità. Nel corso degli anni si sono succedute numerose revisioni di questi stick, prendendo in considerazione il feedback degli utenti e modificando anche i test per il controllo qualità. Ok, è tutto abbastanza assurdo, ma è qui che le cose iniziano a farsi problematiche. Se a quanto pare con l'uscita di Switch Lite è corrisposta anche una nuova versione dei Joy-Con più resistente, allo stesso tempo Shiota ha confermato che i problemi da usura, ed è palese che si riferisca al drift, sono inevitabili e i progettisti al massimo possono solo ritardarne la comparsa. Così come le ruote di una macchina si usurano nel momento stesso in cui entrano a contatto con l'asfalto,
Così esercitare pressione sugli stick ne compromette la resistenza. Ma nonostante questo, i Joy-Con di OLED sono a loro volta un'ulteriore revisione che conserva tutti i miglioramenti apportati negli anni dai progettisti. Un Joy-Con 3.0, se vogliamo, che si aggiungerà silenziosamente anche a tutti gli altri modelli, Lite e Base, che saranno prodotti da questo momento in poi. Insomma, queste sono dichiarazioni abbastanza epocali. Da una parte Nintendo inizia a ammettere che ci siano dei problemi, non gli dà ancora un nome specifico, ma contemporaneamente rassicura l'utenza dichiarando che da sempre al lavoro per risolvere queste problematiche. La vera domanda è, secondo voi, quale sarà l'incidenza del drift sulla OLED? La situazione tenderà veramente a migliorare? Ma fermi tutti, colpo di scena. Per una volta Nintendo ha pensato alla sua utenza e se ne è uscita con una dichiarazione che ci può far tirare un sospiro di sollievo. Abbiamo buone notizie per il Nintendo 64 all'interno del pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online. Su Twitter l'azienda nipponica ha chiarito uno dei più grandi dubbi riguardanti l'operazione presentata durante l'ultimo Direct. Si sospettava infatti che noi europei ci saremmo ritrovati con le versioni a 50 Hz dei giochi Nintendo 64, trattandosi di ROM PAL emulate dalla Switch. Questo significa bande nere aggiuntive e una velocità di gioco ridotta rispetto alle versioni NTSC giapponesi ed americane, ma fortunatamente è arrivata una bella precisazione. Gli utenti europei potranno scegliere se avviare le versioni PAL, multilingua ma più lente, oppure le edizioni NTSC, solo in inglese ma senza downgrade dettate dai porting. Incredibile, vero? Nintendo lascerà la scelta a noi giocatori? Mi sembra quasi un sogno. Certo, ora dobbiamo aspettare per scoprire quanto ci verrà costare tutto questo, però intanto direi che la notizia di oggi è un piccolo primo timido passo in avanti, gradito quanto inaspettato. Lo sapete invece cosa ci aspettavamo? L'annuncio della collection dei GTA classici, che infatti è arrivato questo venerdì. Sappiamo ancora molto poco di questo progetto, ma per quanto mi riguarda le aspettative sono molto alte. Vediamo tutto quello che possiamo ricavare da comunicati ufficiali e rumor non confermati. La raccolta avrà il brevissimo quanto efficace nome di Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition. Complimenti. Ed è pensata per celebrare i 20 anni dall'uscita di GTA 3, l'episodio che fece approdare la saga nel regno delle tre dimensioni. Oltre a questo saranno inclusi Vice City e San Andreas. Non si tratterà di semplici porting, ma di versioni riviste e corrette, che apporteranno miglioramenti grafici e aggiustamenti al gameplay per tutti e tre i titoli, aggiornandolo agli standard attuali i tre giochi, senza però snaturarne il feeling originale. La trilogia è prevista per tutte le console, inclusa la Switch, entro la fine dell'anno e a inizio 2022 anche su iOS e Android, sperando che questo non rappresenti un collo di bottiglia significativo alle operazioni di restauro. Secondo recenti indiscrezioni, il gioco sarà pubblicato anche in edizione fisica, in data 7 dicembre, ma solo per le console della scorsa generazione, mentre le edizioni scatolate per la next gen arriveranno più tardi, nel 2022. Il rivenditore Base.com per ora ha inserito i GTA nel suo catalogo a prezzo pieno, quindi circa 60 euro per le versioni old gen e 70 per la next gen. Tutto sommato un prezzo adeguato, soprattutto se si tratterà di riproposizioni studiate con cura. Poi, insomma, non dimentichiamoci che molti di noi hanno comprato a prezzo pieno la 3D All Stars, quindi su questo non possiamo dire niente. Insomma, sappiamo ancora molto poco della Trilogy, ma per me è un'operazione dal grandissimo potenziale. Sì, è vero, gli utenti aspettano GTA 6, ma tra questo e l'ennesima versione di GTA 5, io mi rigioco volentieri i tre grandi classici, a maggior ragione se tirati a lucido. E poi è dai tempi di Chinatown Wars che non si vede un titolo di GTA su console Nintendo. È un graditissimo ritorno. E voi poracci siete in hype per questi GTA? E questo, miei cari poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Vi ricordo che questa settimana potrò pubblicare poco qui su YouTube. Quindi nel mentre ripassatevi i miei vecchi video e tenete gli occhi aperti per dei nuovi shorts. Non si sa mai. Ci vediamo presto. Voi fate i bravi e nerdate duro. Io sono il Poro Trilogy, Michele Pal. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!
come protagonisti Ko Shiota e Toru. Yamashita.